Assessore Del Corno, oggi la presentazione di Book City Milano, un evento che ormai è diventato tradizione per la città. Oggi inizia il percorso di costruzione del progetto Book City Milano, condividendo le modalità di programmazione con gli editori, con i librai, con gli autori, con i gruppi organizzati di lettori, per far sì che poi il programma sia l'esito di un lungo percorso di relazione, di condivisione e di costruzione di un programma che, ancor più che degli anni passati, sarà davvero invasivo e diffuso in tutta la città. Una città che è stata eletta città per la letteratura dall'UNESCO, com'è questo riconoscimento? Il riconoscimento è derivato dal grande lavoro che è stato fatto in questi anni sul tema della diffusione della lettura, soprattutto sul tema della diffusione sociale della lettura. Book City è stata un po' la punta di diamante del nostro dossier di candidatura. Il riconoscimento che UNESCO ha dato a Milano è un riconoscimento alla qualità di progetti come Book City, così come a strutture di politiche attive per la diffusione della lettura di cui Milano si è dotata in questi anni, come il Patto per la Lettura. Ci sono altri progetti che ha in mente Milano, comunque l'istituzione, per mandare avanti questa tradizione? Noi abbiamo messo in rete i diversi protagonisti di iniziative dedicate al libro e alla lettura. Book City è insieme a Tempo di Libri, è insieme alla Milanesiana, è insieme a Book Pride tra quelli che sono considerati i principali promotori della nostra candidatura, appunto, a UNESCO. Sempre di più dobbiamo fare in modo che la collaborazione tra questi diversi soggetti crei una diffusione il più ampia e più vasta possibile dell'attitudine quotidiana alla lettura. E da questo punto di vista è cruciale il lavoro che stiamo facendo nelle biblioteche pubbliche del sistema bibliotecario urbano. E anche Tempo di Libri ha avuto un grande successo quest'anno nella sua seconda edizione. Tempo di Libri ha avuto una seconda edizione molto, molto bella, molto salutata da un grande successo della città, da una grande volontà di partecipazione. Credo che due siano state le chiavi di successo dell'edizione 2018, appunto, di Tempo di Libri. Da una parte il fatto che nella collocazione oraria, nella collocazione geografica ha stretto una relazione più forte con i tempi, con i ritmi, con i luoghi della città. Dall'altra, che ha saputo tematizzare in maniera molto forte le giornate di programmazione, proponendosi quindi non soltanto come una fiera, appunto, degli editori, ma come una piattaforma di dibattito pubblico.